Quali sono quelli di scegliere tra le persone normali della società cosiddetta civile? Persone non esperte della politica, persone che però ci mettono una grande passione, una passione perché hanno tutti voglia che in questa città avvenga un cambiamento. Le condizioni attuali della città di Savona sono di fronte agli occhi di tutti quanti. È una città sicuramente molto più insicura rispetto a qualche anno fa, è una città non adeguatamente pulita, è una città che ha bisogno di sognare. Noi siamo qui per proporre un progetto di risanamento. Di risanamento dal punto di vista finanziario, del bilancio cittadino e per ridare serenità nella quotidianità della vita di tutti i cittadini. Ci sono degli stranieri. Certo, non è una novità, nel senso è la normalità, anche io sono segretario cittadino della Lega di Savona e devo dire che tra i tanti iscritti ci sono moltissimi stranieri regolari che hanno un lavoro, che creano ricchezza in questa città, che si sono costituiti una famiglia. Quindi è giusto che la Lega si sia aperta in questi anni anche a queste persone e ovviamente una parte di loro è entrata in lista. Abbiamo per esempio un cittadino di origine marocchina, un ex imprenditore che adesso si occupa del settore edile, abbiamo una signora tunisina che ha sposato un italiano, abbiamo una signora ucraina. Ovviamente Che lavoro rappresenta. fanno l'Ucraina tunisina? Beh, l'Ucraina direi che è una casalinga, e mentre la signora tunisina è una OSS, quindi lavora nel campo sanitario. Giovani? Giovani, ci sono degli studenti, ovviamente ci sono donne, uomini, studenti, ci sono imprenditori, diciamo che un po' tutte le categorie professionali sono rappresentate, dagli avvocati, agli architetti, ai commercialisti, c'è un po' di tutto. Ok.